penso che abbiamo fatto il ponte fra la lezione di ebraico e questa lettura del profeta Gioele, perché oggi abbiamo Gioele come punto di riflessione, vediamo di capire qualche cosa di questo testo, prima prendendolo globalmente e poi cercando di scegliere alcuni brani, io ne ho scelti solo quattro, per poter capire questa apocalittica giudaica e dentro l'apocalittica giudaica comprendere anche qualche messaggio biblico che ci può essere utile per la nostra vita. Allora vediamo. Quando viva questo profeta non lo sappiamo, perché a differenza degli altri profeti, Gioele di se stesso non dice niente. Provate a fare un salto alla linea 25, poi casomai torneremo del secondo, della seconda scheda, poi casomai torneremo indietro. È una figura completamente sconosciuta. Era di ceto nobile, era sacerdote, era un contadino. Non sappiamo niente. Sposato, non sposato, figli, di che tribù fosse, e chi lo sa. Di che epoca? Peggio che andare di notte. Il libro di Gioele in ebraico è fatto di quattro capitoli. In greco è fatto di tre capitoli. Perché? Perché il terzo capitolo è lungo cinque versetti soltanto, in ebraico. E allora il greco lo ha fuso con il quarto, e quindi è venuto fuori 1, 2, 3. Spiego? Ma la quantità di testo è sempre uguale. L'unica cosa che noi possiamo fare è indagare sul testo. E sul testo ci sono alcune notizie molto vaghe. Siamo sempre alla linea 28. Leggendo in ebraico il testo ci si accorge che i primi due capitoli riguardano un'esperienza devastante, che è l'esperienza dello sciame di cavallette. Noi quando vediamo una cavalletta non abbiamo nessun problema, anzi ci diverte a vedere questa specie di piccolo canguro in miniatura verde, ma se parlate con i nostri missionari che sono in Africa e che vengono su spesso, oppure parlate con gli africani, quando si parla di cavallette per loro è una disgrazia. Perché avete presente un'immensa nube, fate conto grande più o meno come la provincia di Pordenone, si sposta, cala, lascia il deserto, riprende a volare, si sposta di qualche chilometro, cala, lascia il deserto, perché quando voi avete uno sciame grande come una provincia, quando quello lì cala, non lascia niente dietro di sé. E quindi è una delle piaghe del mondo africano. E gli etologi ci dicono che le cavallette africane sono arrivate ormai in Sicilia. Ma impareremo ad arrostirle, sì, ma probabilmente prima arrostiranno loro i raccolti. Il clima sta cambiando, la natura sta modificandosi, avremo anche questa situazione. In questi due capitoli, stranamente non viene mai menzionata la corte regale, anche in due testi dove la corte regale ci starebbe bene. Io la linea 28 vi ho messo quei due testi. Il che vuol dire che Gioele compie la sua missione profetica in un periodo in cui non esiste più la monarchia.
Ora, l'unico periodo in cui non esiste più la monarchia nel mondo biblico è in epoca pre-davidica e in epoca post-esilica. Ora, in epoca pre-davidica noi non abbiamo i profeti per vocazione e quindi Gioele va escluso, non è di epoca pre-davidica, quindi resta solo l'epoca post-esilica. Ma l'epoca post-esilica è molto grande. Quinto, quarto, terzo, secondo, primo secolo. Sono 500 anni. Nel capitolo 3 e 4 si riesce a capire più o meno qualche cosa di più. Per esempio, al capitolo 4, versetto 2, ci si accorge che la dispersione degli ebrei non è più vista come una maledizione, ma è un fatto tranquillamente accettato, sebbene si continui a pregare per un giorno futuro in cui tutti i figli di Yahweh dispersi in diaspora, dispersi nel mondo, si riuniranno a Gerusalemme. È importante questa annotazione, sì, perché cerchiamo di fermarci un momento. Quando gli ebrei sono andati in esilio, con Nabucodonosor, gli ebrei hanno immediatamente fatto un ragionamento. La terra di Israele è il dono che Dio ci ha dato. In ebraico dono si dice benedizione, berakah. Fino a quando noi calpestavamo la terra che Dio ci aveva dato, noi eravamo benedetti per contatto. Chiaro? Venendo cacciati in esilio, noi abbiamo perso la benedizione di Dio. Siamo un popolo maledetto. Quindi l'esilio, l'essere fuori dalla terra, è una maledizione, quindi un castigo. Capito il ragionamento? Finisce l'esilio, il Deutero Isaia annuncia il ritorno, avviene questo ritorno, inizia la ricostruzione. Ma ci si accorge che molti hanno preferito rimanere a Babilonia, e per la carriera e per i soldi. Il rabbinato di Babilonia e il rabbinato di Gerusalemme si scambiano molte lettere, sono in contatto e riflettono: come mai? Abbiamo un popolo che prima era triste, in esilio e si riteneva maledetto, adesso che ha la possibilità di tornare, non vuol tornare. E i rabbini, invece di incaponirsi, come qualche volta il magistero della Chiesa si incaponisce con noi, facendoci andare per dove non vogliamo, il rabbinato ebraico ha ragionato così: se il popolo fa questa scelta, vuol dire che Dio sta dicendo qualche cosa attraverso ciò che il popolo vive. Ed è giusto che noi cerchiamo di capire perché il popolo di Dio ha fatto questa scelta. Perché lì si nasconde senz'altro una parola di Dio. Il magistero della Chiesa mica ragiona tanto così. Dice che noi possediamo lo Spirito Santo, che non c'è differenza dunque tra papa, cardinale, vescovi, monsignori, preti, suore e laici, perché tutti hanno lo Spirito. Ma poi non è che ascolti molto. Il rabbinato ebraico invece ascoltava e comincia a fare questa riflessione, dice: con buona probabilità Dio ci sta dicendo una cosa importante. Quando noi eravamo tutti uniti a Gerusalemme, è arrivato Nabucodonosor e ha fatto lo sterminio. Ci ha portati in esilio. Nel frattempo un gruppo di altri nostri connazionali è andato a finire in Egitto. Fifa, paura, esuli, anche loro. Scappavano dalle spade dei soldati babilonesi. Babilonia, Gerusalemme, Egitto.
E Rabini ha cominciato a riflettere così e ha detto: sì, se noi veniamo sterminati a Babilonia, sopravviviamo a Gerusalemme e in Egitto. Se per ipotesi la cosa fosse diversa e ci fosse una persecuzione, una devastazione, quindi uno sterminio in Egitto, noi sopravvivremmo a Gerusalemme e a Babilonia. Dunque, la diaspora non è una maledizione, ma è un dono che Yahweh ci fa perché il popolo di Israele non venga distrutto. Perché se viene distrutto in un luogo geografico, sopravvive altrove. Se invece il popolo ebraico fosse tutto unito in un solo luogo, distrutto quel luogo, distrutta quella popolazione, distrutto il popolo. Dunque, se il popolo di Dio ha voluto rimanere in Egitto, rimanere in Babilonia, e poi si è espanso in Grecia, in Francia, in Spagna, a Roma nel secondo secolo, avanti Cristo, vuol dire allora che l'essere in diaspora non è più una maledizione, ma è una benedizione di Dio. L'ideale è tornare tutti uniti, ma allora occorrerà un giorno in cui ci sarà la pace, cioè in cui non avremo più la minaccia che qualcuno ci faccia fuori. Allora in quel giorno sarà il giorno del Messia, cioè il giorno in cui il Signore donerà la pace a tutti i popoli, nessuno perseguiterà più nessuno e avremo questa nuova situazione. Bene, vi è chiara l'idea? Perciò alla linea 31 noi troviamo la diaspora accettata, il che vuol dire che siamo in questa seconda grande fase del post-esilio. E quindi dovremmo essere più o meno verso il quarto, terzo secolo avanti Cristo. Quattro versetti più in là, nel capitolo quarto, si nominano i Chittim, i Greci. Questo viene a rafforzare un dato importante. Noi abbiamo già trovato che siamo non nel primo post-esilio, ma nel tardo post-esilio, quarto, terzo secolo. Il fatto che il mondo ebraico entri in contatto con il mondo greco significa che siamo in epoca post-alessandrina. Ora, Alessandro Magno e il mondo greco, per mezzo del generale Parmenione, arrivano a Gerusalemme nel 332 avanti Cristo. E da quella volta il mondo ebraico entra in contatto con la civiltà greca, con la lingua, e iniziano questi contatti anche di tipo politico. Noi per esempio sappiamo che i Maccabei, alla metà del secondo secolo avanti Cristo, fanno un'alleanza con Sparta. Quindi non è solo semplicemente una conoscenza, è un legame politico, economico, militare. Ora, dai dati che noi abbiamo desunto fino adesso, il fatto che i greci vengano menzionati ci dice che il nostro autore, Gioele, è esistito o alla fine del IV secolo, quindi 320-310, o all'inizio del terzo secolo avanti Cristo, 290-280, periodo in cui gli ebrei entrano in contatto economico forte con i greci. Solo questo possiamo dire. Siamo in questo periodo. Allora, se siamo in questo periodo, e vista la compattezza del libro, quattro capitoli, dove non ci sono smagliature, non ci sono testi che vengono aggiunti dopo, si vede con chiarezza che è un'unica mano che scrive, noi potremmo dire che Gioele sta all'inizio del movimento apocalittico. Era necessario fare questa introduzione perché
perché Gioele contiene una idea madre della mentalità apocalittica che poi verrà sposata dai grandi apocalittici e, guarda caso, da Gesù stesso. Qual è l'idea madre che ha il nostro amico? L'idea madre è la seguente. Noi uomini pensiamo di costruire la storia con la nostra intelligenza, con la nostra diplomazia, con i nostri ambasciatori, i nostri eserciti, la nostra economia, qualche volta anche con il nostro imbroglio, la nostra falsità. E pensiamo di esserne dunque padroni. Non è vero, dice Gioele. Il vero padrone della storia è Dio, il quale, quando meno te l'aspetti, piazza il suo giorno, il giorno di Yahweh. Questo giorno di Yahweh ha due facce. Come diceva Barclay, ha una pars destruens e una pars construens. Cioè, il giorno di Yahweh è un momento particolare in cui Dio entra battendo i pugni sulla storia, ma battendo i pugni ottiene sempre due risultati. Distrugge ciò che non funziona e mette in evidenza o completa ciò che funziona. Dunque il giorno di Yahweh è contemporaneamente, dice Gioele, un giorno di distruzione, ma anche un giorno di gioia. È un giorno in cui vengono buttate via tutte le cose che fanno male agli uomini e vengono instaurate invece quelle cose che realizzano gli uomini, che rendono gli uomini felici di essere tali, uomini e donne. Ecco, il giorno di Yahweh dunque ha un aspetto forense, cioè un aspetto di giudizio, ed è contemporaneamente un giorno in cui esiste un aspetto redentivo, salvifico, compensativo.